piombo si chiama. E i pezzi devono essere messi appoggiati in dritto filo. I materiali sono proprio di ottima qualità e lo stesso criterio utilizziamo per il cane. Noi non compriamo materiali per i cani, utilizziamo quelli della donna. Stiamo attenti anche agli automatici che siano in nickel free, le fodere dei cappottini non devono elettrizzare il pelo e comunque per l'epidermide del cane devono essere giusti. La serietà innanzitutto, quindi spesso ci ritroviamo qua a mezzanotte. Nel cassettino dietro la mia scrivania. Perché era. Allora eravamo qui, abbiamo almeno un giorno quando perché avevo da prendere. Ridendo tra di noi abbiamo detto, ma potremmo fare una collezione per cani che sia con gli stessi tessuti che usiamo per la donna, col cashmere o anche i tessuti tecnici. Allora da lì poi siamo passati, io ho fatto delle foto ad Ulisse e ad un altro levriero, una Saluki che ogni tanto passa di qua, mia, e sopra queste foto ho disegnato lo Sherlock, che è il cappottone quello grigio con il collo, con il collettone, e il bomber, così proprio per puro divertimento. E da lì sono nati i primi pezzi. Ho sempre avuto parecchia difficoltà a trovare delle giacchettine per il mio cane perché è piccolino, in inverno è sempre freddo e mi sono trovata molto bene. Ed il mio l'abbiamo lasciato in casa. Riesce però a allacciare sotto. Ehi, guarda chi, c'è. Chi c'è? Il biscottino. Ah, se no vado a prendere il cappotto grigio. Uguale? Sì. No. Okay. Non è necessario che siano cappotti entrambi. Ho fatto degli abiti e con l'abito poi ho imbottito, l'ho utilizzato, ho fatto un imbottito per il cane, ho fatto delle gonne in tessuto tecnico che poi sono stati utilizzati gli stessi tessuti per gli impermeabili. La giacca di cashmere della donna o il cappotto di cashmere è stato poi utilizzato anche per il cane. È divertente, è stato divertente e la cosa ha divertito. Ce ne sarà due qua dentro. La prendiamo qua davanti, poi qua pensavamo due. Sentito l'intervista di Radio DJ? L'hai sentita tu? Sì, sì. Cacchio, cioè, ha detto due. Noi volevamo regalare comunque la dignità al cane, cioè lasciare che sia un cane con i suoi movimenti, con il suo gioco, con quindi i nostri cappotti sì, magari hanno la particolarità della letta tasca, del collettone con il revers, il fondo di maglia, però sono modelli che lasciano il cane molto libero. Lo stesso tessuto, sì. Vorrei questo anche per il mio cane, non era previsto, gliel'ho fatto lo stesso, perché lo di avere design norvegese con lo stile italiano e perdona. Lo stile milanese
è uno stile tipico delle signore milanesi che si sta adesso facendo conoscere in tutto il mondo. È uno stile molto sobrio, minimale, estremamente elegante, curato nei particolari e nei tessuti. E avendo io una collezione che abbraccia completamente questo stile, sono milanese anch'io, e secondo me questa cosa ha destato molta curiosità. Trasferita poi sui cani, lo ha destato ancora di più. I just think this would be the most stylish dogs, and I think only in Milan you could find such beautiful clothes for dogs too. Oh my gosh, it's totally cute. You know, we always love our dogs like our children. So I think I'm gonna go home, grab my dog, and grab a coat for her. There's nothing on the market like this right now. So I think somebody filled up a hole in the market. Per la primavera e l'estate ci sono gli impermeabili. Allora, il cane ha la camminata, l'attaccatura della spalla. Abbiamo visto che è diversa. Ho voluto dare un colpo di colore a Ulisse oggi